scambi di Pieve di Teco, un comune che ha subito dei forti danni dall'alluvione, come può reagire grazie a questi fondi che dovrebbero arrivare? Noi ormai sono tanti anni che lavoriamo su questi fondi al Cotra con l'associazione Antiche Via del Sale, no? Che raggruppa molti comuni della Valle d'Arroscia, ma anche comuni dell'Albenganese come Garlenda, come Cisano, come Zuccarello e anche tanti comuni piemontesi. Arriviamo fino addirittura a Domodossola. Come partner di questo grosso progetto delle Vie del Sale abbiamo il comune di Cuneo e la città metropolitana di Nizza. Speriamo di riuscire a arrivare presto alla definizione di questa strategia, perché il problema vero è che ormai sono oltre. Il programma sapete che dura 7 anni, quindi è molto lungo, sono 3 anni che discutiamo di programmazione, ma non riusciamo ad arrivare al dunque. Il dunque dovrebbe essere dopo il 16 di marzo e quindi di lì scrivere effettivamente i progetti. Progetti su cui contiamo molto, anche oltre al discorso dell'alluvione e al discorso del dissesto idrogeologico, che sapete che c'è proprio un tema sul dissesto idrogeologico importante, contiamo anche molto sulla parte del rilancio economico del territorio, cioè di riuscire a far ripartire una serie di economia locale, cioè una serie di piccole aziende legate da questo comune, minimo comune denominatore, che sono le antiche vie del sale, cioè la via che da Oneglia, da Albenga, dove si scaricava il sale, andava a Torino, e ricostruire un po' l'economia di questo come era una volta, no? Cercando di valorizzare i prodotti, di valorizzare il territorio, con un occhio molto molto attento all'outdoor, cioè questa via non soltanto farla in auto in moto, ma farla anche a piedi, in bicicletta, seguendo non solo le vie, diciamo, più classiche, cioè la via regia, ma anche le vie magari dei contrabbandieri che passavano sulle nostre montagne. Grazie. Grazie.